arrivati a Nara dopo 5 giorni in Giappone, è il primo timbro che riusciamo ad incontrare alla stazione di Nara, qua? Una cosa a caso. Vediamo. Ligia. Ma in che senso dai in mezzo alla strada con cerbiattini? Che bellino, ciao! Ma va, non me l'aspettavo subito i cerbiattini così. Che carini. Appena metto i piedi a Nara avrei circondato da una marea di cervi. Per la precisione sono circa 1500 cervi in libertà. Ma come mai sono così tanti, vi chiederete? Beh, i cervi in tempi passati erano talmente sacri che chi osava ucciderli veniva condannato a morte. E così hanno potuto proliferare indisturbatamente. Tu chi sei? Tu chi sei? Bambi. Oh madonna. Uno qua di fianco, che importuna la tizia. Ma che carini. Oddio, Satana. Sembra abbastanza nel chill. È nel chill? Mi sa di sì, tra le cacchine. C'è da dire che sono degli animali non addomesticati, ma si sono adattati al contatto con l'uomo, soprattutto perché in tutto il parco, come potrete vedere, potrete trovare dei baracchini che vi vendono per 200 yen del cibo, e sappiate che se lo comprerete i cervi diventeranno piuttosto insistenti e molesti. Diglielo che noi abbiamo fatto le foto senza il cibo, quella lì sta... È troppo semplice con il cibo. Ciao. Non ho niente. Ciao. Non ce l'ho da mangiare. Questo è il cerbiatto del tempio. Detto ciò, bellissimi i cerbiatti, però ci dirigiamo verso il Todaiji. Imponente, ragazzi. Pazzesco, gigantesco, guarda le persone come sono piccole. Costruito nell'VIII secolo, è una delle strutture in legno più grandi mai realizzate. Vi assicuro che dal vivo è davvero imponente. E pensate che il tempio è stato distrutto e ricostruito molteplici volte nell'arco dei secoli, e in origine era molto più ampio di quello attuale. Infatti erano presenti due pagode di 7 piani ognuna, che purtroppo non sono più state ricostruite. Preparatevi a una marea di turisti, ma poi una volta arrivati all'interno rimarrete a bocca aperta, perché qui si trova la statua del grande Buddha, che oltre a essere patrimonio nazionale è anche la scultura in bronzo più grande del mondo. Infatti misura 15 metri d'altezza e pensate, le orecchie sono di 2 metri. Questa statua è il frutto del lavoro congiunto di 2,5 milioni di persone. In pratica è come se riunissimo tutti gli abitanti di Roma e li facessimo lavorare direttamente sulla statua. Questo sono veramente io quando mi dicono che devo andare a lavorare, guarda. Spettacolo. Quella dovrebbe essere tipo Nara. Forse sono casette, non ne ho idea. Bello però. Chi vorrei avere una casa così sullo stagno? Piccolo consiglio: se venite a Nara, non andate nelle aree mega turistiche, perché una roba così turistica io non l'ho mai vista. Però appena uscite un attimino dall'angolo turistico è proprio pacifico. Curiosità, grazie a un giapponese, praticamente questi fiori di ciliegio hanno 9 petali al posto che 5, quindi sono solo qua in Nara e loro vengono per vederli, perché si trovano solo qua. Figo. Very nice.
cerbiattini. Ragazzi, questo posto a Nara trasmette una pace devastante. Cibo spazzatura anche in Giappone a Nara. Prezzo. Per la modica cifra di, dov'è il totale? 700 yen, ovvero 4 euro. Follia. Follia.